Signore e signori, primo avvio in assoluto di Cyberpunk 2077. Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. Ci sono i fumetti sul Trauma Team, io devo ancora leggerli. E a Pacifica? Ci sono i fumetti. È sempre Pacifica. Dal vostro stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata. Era Silver End per un istante? Ok, premiamo spazio. Cos'è questo? Il mio mouse. Ok, vorrei... Dimmi gioco che rimani un attimo qua, per favore. Salve a tutti, sono il Ciriola, sono fomentato e questo è Cyberpunk 2077. Mio primissimo avvio dal 2012 che aspettiamo questo titolo ed oggi è qui. Sarà un let's play di ruolo. C'è una lunga premessa su quello che sarà questo let's play e vi invito in alto a destra, ci dovrebbe essere la scheda con il video premessa, altrimenti troverete il tutto nella playlist per Punk 2077 Corpo e troverete anche qui in descrizione un sondaggio, rispondete su cosa vorrete vedere su Twitch fra Street Kid e Nomad, perché qui giocheremo Corpo. Detto questo... Guardate la premessa almeno i primi due minuti, vi raccomando, perché questo sarà un let's play di un certo tipo. Ora, premiamo spazio. Hey, Chumba! Ok, vorremmo chiederti permesso di raccogliere e analizzare i dati. Vai, Chumba! Vai! Ho già delle ricompense? 3. Ok, per ottenere la ricompensa vai al tuo appartamento e controlla il magazzino. Lo faremo sicuramente. Allora, signori, normalmente taglio un po' corto sulle impostazioni nei video e penso che farò qualcosa di simile. Datemi un secondo. Va bene. Sono totalmente blind anche delle impostazioni. Il gioco mi ha messo tutto in automatico ad ultra. Io mi sono fidato molto poco e ho ridotto quasi a medio tutto quello che concernesse le ombre. Vediamo già solo così che succede. In questo momento ho una 1080 Ti, il che mi fa preoccupare molto, perché sto giocando in 2K, 1440p. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivarmi la 3080, quindi là già spero che le cose vadano molto meglio. Ad ogni modo, basta ciance, signori, basta ciance. Ho attivato... la censura delle nudità e ho attivato lo switch fra le musiche con il copyright su qualcosa di alternativo per avere una visione migliore su YouTube. Le nudità mi mancheranno molto, fossi un giocatore senza, che se non stessi registrando me le guarderei tutte le nudità, ve la metto così. Ma visto che ci sono dei delle visioni piuttosto prospicienti sia sul piano femminile o maschile, o chiamatelo fluid come volete, ma i genitali sono abbastanza massicci, quindi evitiamo. Spero che mi permettano di evitarli. Ed ora? Oh, speriamo che appena startato non mi laghi tutto per problemi video, mamma mia, nuova partita. Vediamo quali sono le reali difficoltà. La scelta giusta per i giocatori che vogliono rilassarsi e godersi la storia. I combattimenti non saranno un problema. Nah. I nemici avranno a disposizione tutti gli strumenti per affrontare V, ma soltanto i nemici di livello più alto offriranno una sfida. Nee. A giudicare da questo codice barre, mi sa che è consigliato il difficile. I combattimenti non saranno una passeggiata. L'uso efficace di talenti, cyberware, gadget da combattimento e consumabili sarà essenziale per sopravvivere. Molto difficile. Preparati a una sfida impegnativa affinché V sopravviva per l'estate di Night City. Occorrerà un attento sviluppo del personaggio, un attento uso degli oggetti, delle meccaniche
e dell'ambiente di gioco. La domanda è questa: difficile o molto difficile? Probabilmente me ne pentirò, ma primo playthrough molto difficile. Penso sia la scelta migliore per sudarselo tutto. Nomade o Street Kid? Attendo il vostro voto sul poll, sul sondaggio che ho messo in descrizione per scegliere cosa faremo su Twitch, ma intanto leggiamoli. Nomade: vagare nelle Badlands, saccheggiare discariche, assaltare depositi di carburante. La vita da nomade non è stata facile, ma crescere in un clan ha i suoi benefici: onestà, integrità morale e amore per la libertà. Qualità che in pochi possiedono a Night City e che nessuna cifra può comprare. Vita di strada. Dicono che se vuoi capire la strada, devi viverci. Bande, fixer, doll, pusher da quattro soldi, sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù, la legge della giungla impone che i deboli servano i forti. L'unica legge di Night City che non hai ancora infranto. Corporativo. In pochi lasciano il mondo corporativo sulle loro gambe. Ancora meno con la loro anima intatta. L'hai sperimentato sulla tua pelle, hai aggirato le regole, sfruttato segreti e usato informazioni come armi. In questo mondo nessuno gioca pulito. Esistono solo vincitori e sconfitti. Ed io, Ciriola, ho un carattere molto poco corporativo. Molto poco. Ma visto che voglio fare un LP di ruolo, mi sono fatto un'immagine di un corpo che vi invito di nuovo. Vedete la premessa? Lì chiarisco qual è la mia idea del nostro V-corpo. Sperimentiamolo. Ed ora probabilmente andremo un po' a rapidizzare questo termine, a velocizzare. Addirittura la corporatura di V, il suo aspetto può influenzare il comportamento degli altri personaggi. Che figata. Ok. Ed ora penso che registrerò a parte un piccolo video della creazione di personaggio che metterò come non listato, non in elenco, e chi vorrà se lo potrà vedere sicuramente nelle schede, sempre qua in alto a destra. Altrimenti ci rivediamo tra poco. Ok, questo è il nostro aspetto attuale. Nel video a parte che vi ricordo qui in alto a destra potete vedere la creazione del personaggio, dove anche per i curiosi ci sono un po' tutte le opzioni possibili. Ora invece sono tornato qui con voi perché si parla di caratteristiche e queste sono importanti per tutti. Ogni attributo comprende una serie di abilità. Attributi e abilità forniscono bonus diversi a seconda del tuo stile di gioco. I livelli delle abilità aumentano eseguendo attività associate ad esse. Un po' alla Skyrim, no? Machine learning o quant'altro. Più si fa qualcosa, più questa migliora. Il livello massimo di un'abilità è limitato dal livello dell'attributo di cui fa parte. Quindi sei limitato dai tuoi stessi attributi. Allora, leggiamo le definizioni di tutto. Fisico. Fisico determina forza fisica pura, oltre a permettere di aprire le porte con la forza. Ogni livello di fisico a partire dal livello 3 aggiunge salute, resistenza, danni con i pugni e braccia da gorilla, braccia di gorilla, aumenta danni con le armi corpo a corpo, aumenta la penalità di movimento, riduce la penalità afferrando un nemico e imbracciando una mitragliatrice pesante, aumenta il movimento con un nemico afferrato e la durata di presa di un nemico di 5 secondi. Noi non saremo melee, non utilizzeremo corpo a corpo con il nostro corporate, ma potremmo utilizzare armi più o meno pesanti, non pesantissimi, però più che altro armi automatiche, quindi però la fisico non è la priorità. Intelligenza. Abilità di net running. Ok. RAM del cyberdeck, quindi avere il cyberdeck fornito è buono per tutti. Aumenta dello 0,5 i danni con l'hacking e la durata dell'hacking. Ok.
Riflessi. Agilità. Oltre ad aumentare la velocità generale di movimento, ogni leo di riflessi aumenta l'elusività, la probabilità di colpo critico e i danni con lame da mantide. Anche questa non sembra una priorità al momento. Cioè, ci piace, soprattutto la velocità in generale. Capacità tecnica rappresenta la competenza tecnologica, permette di sbloccare le porte e di usare le armi tecnologiche. Ogni livello aumenta del 5% l'armatura. E questo non è male. Freddezza. La resilienza, la compostezza e l'efficacia delle operazioni furtive. Ogni livello di freddezza aumenta i danni critici, le resistenze, i danni furtivi, riduce la velocità con cui si viene rilevati e i danni con monocavo, che non so cosa siano. Allora, in realtà per ora direi che abbiamo bisogno. Io pensavo ci fosse qualcosa di direttamente anche inerente a danni più a distanza che meno a distanza. Ma noi saremo un personaggio abbastanza eterogeneo all'inizio, non troppo specializzato. Quindi se noi intanto aumentassimo di uno tutto. Abbastanza eterogeneo. Ma cerchiamo di non essere troppo flashy. E armi tecnologiche non ci farebbe male. E ci aumenta l'armatura. Colpo critico, danni. Le lame mantide ci interessano poco. La capacità del cyberdeck potrebbe essere utile, ma non ci diamo troppo peso. E poter afferrare nemici e portarli via, non essere visti in quel senso, un po' più resistente. Noi saremo comunque dei corporate, quindi saremo spesso o infiltrati o guardie del corpo, probabilmente. Quindi avrebbe senso aumentare fisico e freddezza, secondo me, ulteriormente. O fisico e capacità tecnica. Per il nostro corpo, forse in questo caso direi fisico e capacità tecnica, lasciando un po' più indietro freddezza. Potrebbero essere punti sprecati, ovviamente, nel senso che sono comunque blind. Però siamo anche bodyguard, capite? Quindi anche se non siamo da armi da mischia, magari scazzottare potrebbe tornarci utile più di quanto io possa pensare adesso. Va bene. Così inizia la tua storia a Night City. Alias V. Background corporativo. Riesumiamo il tutto. Rileggiamo. In pochi lasciano il mondo corporativo sulle loro gambe, ancora meno con la loro anima intatta. Hai sperimentato sulla tua pelle. Hai aggirato le regole, sfruttato segreti e usato informazioni come armi. In questo mondo nessuno gioca pulito. Esistono solo vincitori e sconfitto. 5 fisico, 4 intelligenza, 4 riflessi, 5 capacità tecnica, 4 freddezza. Questa è la nostra bellissima impronta digitale. Quanto sarebbe fico poter avere un rilevatore di impronta digitale e metterci la tua. Ah, forse l'online, ma non credo. Conferma. Signori, sta iniziando per davvero. Ok, un po' troppe droghe. Jackie? V, ci sei? Sì. Ci sono. Sì. Tutto bene? Sì. Mi serviva solo una pausa. Sembrava avessi vomitato l'anima. Già, ho vomitato. È solo stress. Questo lavoro te va a matar. Ok, devo catturare la finestra del desktop, non la modalità di cattura gioco per qualche motivo, altrimenti non vedete i sottotitoli. Questa è la prima volta che mi succede, ma ok. Speriamo non ci siano altri problemi. Ok, Jackie. Non sono ancora morto, qualcuno ha bruciato i nostri agenti. Da che pulpito? Possiamo scorrere con Q. Ok. Ah, ok, abbiamo più modi per gestire il tutto. E F per selezionare. Questo lavoro te va a matar.
Non ancora resisto. Parla. Tranquillo, non sono ancora morto. Già, non ancora. Ma a ogni modo, che succede? C'è qualche problema? C'è stata una fuga di dati. Il capo mi ha coinvolto perché siamo dovuti intervenire. Tutto il quartier generale è in fibrillazione. Ma tu non sei fottuto, vero? Sei quello che risolve i problemi degli altri. Jackie, se lavori per il controspionaggio Arasaka, sei sempre fottuto. Non preoccuparti per me. Ecco qui, per esempio, Jackie. Ehi, ci sei, Vi? Ci sono. Tu mi stai simpatico, Jackie. Tu sei uno di quelli che probabilmente mi spingerebbero anche a rischiare qualcosa di mio, vero? Non preoccuparti per me, me la caverò. Buona suerte. Abbiamo un sistema di traduzione, vedo. Diamo il benvenuto a Cyberpunk, prima volta a Night City. Segui i tutorial con attenzione per apprendere appieno le meccaniche di base del gioco. Altrimenti, se hai già esperienza, puoi disattivare i suggerimenti. Ma no, non ci servono. Vai al database in qualsiasi momento durante il gioco per accedere ai tutorial e per consultare gli argomenti più importanti. Ok, abbiamo l'importante definizione del movimento. Sensibilità del mouse dovrebbe andare bene. Ok, in futuro avremo l'RTX. Avremo il ray tracing. Adesso no, né DLSS. Ma siamo qui. Siamo qui. L'interazione con F mi fa stranissimo, però. Mi viene spontaneo fare con E, ma forse mi abituerò. Ok, ma bagno. Ehi, signore! Stai bene? Io sì, e voi che vi fumate? Bel trucco. Lenti a contatto, io le avevo viste al negozio, ma non so, non mi è parso il modello adatto. Però forse in effetti nasconderebbe meglio l'utilizzo di droghe, vero? A questo non avevo pensato. Clever! Clever boy. L'ufficio di Jenkins si chiamerà anche Adam. E salve. Immagino che tutto questo sia normale, vero? Normale amministrazione per tutti. Credi che in Giappone verranno a saperlo? Che cosa? Di Francoforte. Voglio dire, è una piccola fuga, ma... In Giappone lo sanno già. Da chi l'hai sentito? Hai per scontato che in Giappone sappiano sempre tutto. È la sede centrale, il Giappone. Noi siamo negli uffici dell'Arasaka, siamo il controspionaggio. Come si distinguerà l'Arasaka? Dipende solo da te. Ah, lo so. Dipende sempre da ognuno di noi. Nel 2077 una guardia del corpo ha salvato il nostro boss. Invidio quel ragazzo. Lo invidio profondamente. Posso? Questo almeno finché la sua promettente carriera non venne bruscamente interrotta dal sopraggiungere della... Sono convinto che avete scelto il piano che avrei voluto anch'io, vero? Arthur Jenkins, ok. Cristo, vi, dovevi essere qui un'ora fa. E all'età di 23 anni. Sono stato trattenuto dalla droga. Mi hanno trattenuto, sto arrivando. Ma non te lo dico. Francoforte del cazzo. Quella troia di Abernathy ce lo scaricherà addosso. Devo riattaccare. Sono nel mio ufficio. E tu sbrigati. Ma nel 1942, mentre si trovava... Arrivo. Il suo aereo venne danneggiato. Aria contro spionaggio dell'Arasaka Tower. Casa mia, fondamentalmente, vero? Saburo fu in grado di rientrare alla base. Scusi, permesso. La Militech ha colpito tre dei nostri. Stiamo evacuando le altre strutture in quella parte dell'Europa. Come stanno le tre vittime? Morte. Quando tutti gli altri saranno al sicuro, rilasceremo un comunicato stampa. Per dire cosa? Tragico incidente avvenuto durante normali controlli di manutenzione ai sistemi di sicurezza, immagino. Bastardi della Militech. Loro sono un'altra megacorporazione, ma... Non abbiamo i migliori dei rapporti. E in basso a destra sto cercando di capire
Abbiamo una visione in diretta delle nostre azioni? Interessante. E in basso a sinistra sto cercando di capire. Di te, è nel suo ufficio. Ok, sto andando infatti. Ehi, Vi! Quanto tempo! Frank! Sono io, Frank! Lo so! Ci siamo conosciuti durante Icefall, sull'East Coast, ricordi? Ma certo che me lo ricordo! Non sapevo che fossi qui a Night City, come stai? Sai com'è? Una settimana fa ero ancora a Cape Town. Ho saputo che ora sei nel controspionaggio. Devi avere per le mani una bella patata bollente dopo Francoforte. Ah. Il tuo capo è Jenkins, vero? È davvero come dicono? Che cosa dicono di Jenkins, esattamente? Che cosa dicono di Jenkins? Che è efficace, come tutti gli psicopatici. Sembra che ultimamente sia un po' impazzito. Ehi, è in una brutta posizione. La direttrice doveva approvare la sua promozione all'arrivo dei giapponesi. Invece l'ha pugnalato alle spalle. E tu? Per chi lavori? Abernathy. È davvero capace. Ha organizzato lei l'operazione di Cape Town. Ah, la stronza che ha annullato la promozione del mio capo a direttore delle operazioni speciali. Lo sai com'è. Cose che capitano. E come se capitano. Ok. Potrebbe far comodo sapere qualcosa di più. Potremmo anche dirlo al nostro capo se ottenessimo qualche informazione. Stiamo perdendo tempo, lo so, ma... Dimmi dell'operazione a Cape Town. Operazione cargo. Ne sai qualcosa? Armare i conflitti locali in Africa. Non sapevo che fossi tu. Ero io. Abbiamo gettato casse di fucili nell'oceano. Hanno dovuto usare dei pescherecci per recuperarle. Sempre lo stesso circo. Ma sai, è così che si vincono le guerre. È così che si vince un mucchio di denaro. Bravo, Frank. L'avrei fatto volentieri io, ma... Mi hai superato. Senti, scusa, ma ora vado un po' di fretta. Parliamo un'altra volta, ok? Certo, certo. È stato bello rivederti. Il nostro capo è di là. Stanno richiamando la gente da Praga. Già a causa di... Protocolli d'emergenza attivati. Sistema di sicurezza confermato. Questi sarebbero i cubicoli. Francoforte è stata una bella botta. Scusa? Ti ho sentito, ragazza. Molto scortese da parte tua. Vuoi ignorarmi ancora? Sono proprio qui, dimmelo in faccia. Sai come funziona? Va bene pugnalare alle spalle, ma senza essere visti. Se ti fai vedere, poi ne rispondi. Attenta. Mi ricorderò il tuo viso. Entri nell'anticamera, prego. È sempre un po' inquietante entrare nell'ufficio del capo. Conferita autorizzazione da visitatori. Sei online. Molto spazioso l'ufficio. Devo sistemare questa cosa del voto prima che perdiamo le nostre basi nel mare di nuvole. Stanno per iniziare, com'è la situazione? Come pensavamo? European Space Council, qui non ESA, ma ESC. Procedi pure. Ok, siamo stati noi. Bravo, capo. Direttrice Abernathy. Ho guardato la votazione, che cazzo è successo? Un'epurazione, dopo la merda che Francoforte ci ha scaricato addosso. Come concordato, ho risolto il problema. Ti avevo detto di risolvere il problema, non di massacrare il Consiglio Spaziale Europeo. Sai quanto ci costerà esabbiare questa cosa? Mossa falsa. Avremmo perso la licenza, così abbiamo guadagnato una settimana. È una vittoria. Sempre la via con meno resistenze, senza compromessi. Tipico di te. Questa storia non finisce qui. La promozione è ancora più lontana, quindi? Oh, capo. Odio quella stronza. L'ho sempre odiata. E a quanto pare non è neanche la prima volta, vero? Che fa qualcosa del genere. Non è la prima volta che Abernathy ti incastra. No, non è la prima.
Mi ha infangato di fronte ai dirigenti giapponesi per farsi promuovere a direttrice delle operazioni speciali, quella troia. Ora mi punta una pistola alla testa perché io non faccia scherzi. Ma non premerà il grilletto perché ha bisogno di me. Faccio quello che lei non ha le palle di fare. Che troia. Non me ne offri Vide, uno? Timpera, una strategia efficace. Efficace. Tu che cosa faresti nella mia posizione? Devi difenderti. Qui c'è la legge della giungla. Certo, non è come nelle strade di Night City. Noi giochiamo nella Lega Maggiore. Prego. Ma dobbiamo mordere quando si viene morsi. Non possiamo rimanere fermi e subire. Devi difenderti. Ricordare ad Abernathy che non sei il suo zerbino. Hai ragione. Dalle una sberla, ma forte. Così ti rispetterà. Sembra che la vediamo allo stesso modo. E se dovessi fare un grossissimo errore, chissà. Magari io prenderò il tuo posto. Prendi ma questa. Sai come funziona, no? Uno shard. La prova della mia fiducia. Forza, prendilo. Ok, non mi dici cosa ci sta dentro? È quello che ho raccolto nelle scorse settimane. Dati biometrici, tessera del trauma team. Su Abernathy? Nomi dei suoi collaboratori più stretti. Autista, capo della sicurezza, amante, amante di suo marito, tutto quanto. Usali per fare in modo che Abernathy non sia più un problema. L'hai detto tu, devo difendere. E usi me. Mi stai tirando una patata bollente. Dovevo stare attento con le parole, eh? È il tuo modo di tenermi in check? Astuto, Jenkins. E non lo posso rifiutare questo lavoro, perché comunque apre troppe vie e rifiutarlo mi rende troppo vulnerabile. Va bene. Se scoprono che ne abbiamo anche solo parlato, mi fanno fuori insieme a te. Vero. Lo sanno tutti che sei arrivato fin qui soltanto grazie a me. Quindi nessuno crederebbe che tu non ne sappia nulla. Esatto. E non ha senso, non... È ovvio che io non possa rifiutare, ma ho comunque voglia di chiedertelo. E se rifiuto, che succede? Non fare domande stupide. Lo so. Non è una richiesta, vero? Lo so, Jenkins. Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi. Potrebbero essere utili. Mi viene spontaneo muovermi indietro. Per risponderti, non mi chiedere perché sei un tic. Forse le droghe che ho assunto prima. Forza, prendilo. Le transazioni con chip di credito sono tracciabili, mentre le banconote spariscono una volta spese. Che posso dire? Usa soltanto questi soldi, cerca le persone giuste per il lavoro, niente affiliati corporativi. E per l'incarico principale usa soltanto qualcuno che conosci bene. È tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Bene. In tal caso, attendo il tuo rapporto. Buona fortuna. Non posso usare staff interna alla saga. Il mio avvio è in attesa fuori, usalo liberamente. E non deludermi. Oh, starò molto attento. Jenkins, contro spionaggio di Night City. Starò molto attento. Allora... capiamo bene cosa ci è stato chiesto. Esci dall'ufficio di Jenkins, ma leggiamo. Sai, a volte mi chiedo come sia lavorare per l'Arasaka. Nella mia testa è come giocare alla roulette russa per 1.000.000 di eddi. Giri il tamburo, premi il grilletto. Se senti il click, sei ricco. Se non lo senti, beh, sarà qualcun altro a dover ripulire. Quindi, ricapitolando, Abernathy è il capo di Jenkins. Jenkins è il tuo capo e ti ha ordinato di fare fuori Abernathy. È la classica situazione in cui, come fai, sbagli. Se la uccidi, ce l'hai in quel posto. Se lo dici ad Abernathy, ancora peggio. Perché? Perché negli ultimi anni hai preso le parti di Jenkins. Se completi bene il lavoro, forse ottieni una promozione. Ma dimenticati di dormire la notte. Perché chi può dire quando sarai tu a finire nel mirino di qualcuno? Questo dimostra che l'Arasaka offre una grande varietà di possibilità. Perché è ovvio che noi potremmo tradire Jenkins.
Ma io sono fedele o no a Jenkins? Non particolarmente. Io sono decisamente più fedele alla Arasaka. E secondo me Jenkins ne ha fatte di cavolate. L'ho preso, diciamo, come mio capo, l'ho accettato come mio capo, non l'ho tradito prima, per fare carriera, ma penso che questo sia il capolinea. Jenkins non può più fornirmi modo di ascendere. Perché non è detto che far fuori in qualche modo a Bernati faccia far carriera a Jenkins. E in più non so se ho delle assicurazioni contro Jenkins. Cioè, dovrei mantenere informazioni riservate su di lui. Probabilmente ne ho. Ne ho salvate? Su cosa devo scommettere? Vorrei capire quanto sia difficile portare avanti il piano contro Abernathy. Se le chance andassero contro di me, forse converrebbe da dire Jenkins. Possibile. Pericolo moderato. Poi abbiamo un menu in cui possiamo creare cose. Tanto non abbiamo parti, ma sono tutte cose di cui non ho neanche idea di cosa siano. Ok. Interessante. Inventario. Oh. Abbiamo una giacca da ufficio. Design di qualità, ma comunque un uniforme. Scarpe da ufficio. Pantaloni da ufficio. Nessun cyberware. Quindi non ho idea di come si faccia noi a vedere in diretta informazioni bancarie. Niente nello zaino. E sono le nostre caratteristiche. Con... ah, vedete che furtività e sangue freddo partono da freddezza. Creazione e ingegneria. Io ho alta capacità tecnica. Non so se la intendessi così. In riflessi abbiamo pistole e assalto. Peccato che non avessi capito che funzionasse in questo modo, ma ok. Pistole e assalto da riflessi, quindi sarebbe stato molto meglio aumentare i riflessi, ma... Lottatore di strada di fisico è la cosa che più mi interessa, ma anche atletica non è male. Non mi interessa molto annientamento. Violazione di protocolli aghi rapidi ci sta. Ok, avrei dovuto invertire capacità tecnica e riflessi. Per quello che era il mio scopo. Però anche sbloccare le porte non mi dispiace affatto. E devo essere molto onesto. Quindi chissà. Ok. Mi dice anche in che quartiere siamo. Watson, Northside, Haywood, Glen... City. Ovviamente nella City. Corpo Plaza. Santo Domingo, Pacifica. Haywood, City, Westbrook, Watson. Ok. Volendo abbiamo anche una leggenda. Che potrebbe essere buono lasciare in vista. Abbiamo anche un livello di reputazione. Manda avanti il tempo. E un database. Con tante cose. Per esempio. Queste sono macchine. Jackie! Vediamo chi è Jackie. Fiero figlio di Haywood e ancor più fiero figlio di Mama Wells. Jackie è testardo. Se vuole qualcosa non si fermerà o non smetterà di parlarne finché non l'avrà ottenuto. Jackie ha sempre desiderato molto dalla vita, forse troppo. Da ragazzo si è unito alla banda dei Valentino, ma quando ha realizzato di cosa fosse capace se n'è andato. Per anni si è affaccendato nel crudele mondo dei mercenari, perché non basta una grande ambizione per sedersi al tavolo dei grandi. Devi costruirti una reputazione. L'obiettivo di vita di Jackie è sempre stato diventare una leggenda dell'afterlife e fare una montagna di Eddie. Ok. Ok.
Servono le analisi delle procedure legislative per le licenze della base lunare. Lasciamo il nostro capo alle sue vicende. Ho quei rapporti che mi avevi chiesto. Solo adesso? Dovevano essere pronti ieri. Lo so, ma li ho ricevuti ora. Mandali al mio indirizzo. Io e te ne parleremo più tardi. Ehi, Vi. Sei vivo? Come vanno le cose in quel covo di vipere? Mi serve decisamente il tuo aiuto. Devo appellarmi a qualcuno di esterno. Mi serve il tuo aiuto, Jack, per affari. Sono sempre affari con te, Mano. Sei nei casini? Non ancora. Per il momento mi serve una persona fidata. Questo lo prenderei come un sì. Troviamoci a Lizzis. Sarò lì tra un'ora. Grazie, fratello. Allora, io però, vediamo, posso alternare gli obiettivi con il tasto Z, mi diceva? Ok. Perfetto. Mi serve ufficio. La tua firma per una cosa. Forse una nostra risorsa è stata scoperta. Oddio. Ancora Francoforte? No, è un altro problema, locale. Dimmi, velocemente. Il nostro agente alla biotecnica sospetta che l'abbiano scoperto. Gli hanno appena concesso un accesso di sicurezza di livello rosso, il massimo. Sta cercando prove compromettenti, ma poca roba. E quindi? Sono puliti. Intendo puliti come se gestissero un orfanotrofio. Da reset dei server. Sospettiamo che l'abbiano scoperto e che gli stiano fornendo dati falsi. Dobbiamo tirarlo fuori o lasciarlo cercare. Probabilmente, se sono davvero puliti, è ovviamente non credibile. A questi livelli nessuno è pulito. Possibili rischi? Dubito rischi la vita. Non è nello stile della biotecnica. Potrebbero ricattarlo, minacciando di diffamarlo attraverso i media. La gente ha dei figli, cederebbe. Ormai è compromesso. Tiratelo fuori. Tiratelo fuori, ma con calma, senza richiamare l'attenzione, altrimenti se ne accorgono. Jenkins sarà furioso. Penserò io a Jenkins. D'accordo. Sì, lo so che Jenkins se ne sbatte di tutto, ma io sono più discreto di lui. Che belle unghie che ho. Allora, apri il cassetto? Prendo assolutamente tutto. Carta Traumateam. Queste sono utili. È quello che ci permette di essere recuperati nel caso stessimo per morire. E non l'ho presa però. Usa booster cognitivo? Le droghe sono il mio forte. Cosa ho qui? Bellissimo. E lì c'è qualcos'altro che dovrei guardare. Ma comunque. Allora, messaggi. Bollettino amministrativo. Siamo letti di annunciare l'apertura di un nuovo spazio nel nostro quartier generale. I nostri scienziati. Ok, propaganda. Operazione mela bacata. Nel corso della riunione del Dipartimento di Supervisione Operativa è emerso quanto segue riguardo l'operazione mela bacata. L'operazione è stata eseguita senza seguire la procedura appropriata, mettendo a repentaglio le vite degli agenti e soprattutto la reputazione della compagnia. Il successo dell'operazione è dovuto unicamente al fatto che la Petrochem ha commesso errori che si sono dimostrati più gravi dei nostri. Tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'operazione sarà soggetto a una revisione interna. Riteniamo che la morte del contatto di Praga, causa arresto cardiaco indotto da tossina, sia un risultato diretto di cattiva pianificazione. Azione necessaria è indagine su tutte le fasi della pianificazione dell'operazione, della ricognizione all'esecuzione, allo scopo di isolare irregolarità procedurali e o di giudizio. E questo deve essere un canale molto sicuro per mandarmi un'email del genere. Ok, ecco i risultati. Quantified Satori. I tuoi indicatori di biodati mostrano valori anomali, alti livelli di cortisolo, catecolamina e adrenalina. Persistono dai risultati precedenti. L'uso dei bloccanti ormonali è prescritto per 2 sole settimane prima che sia necessario un ripristino, ma tu ne hai fatto un uso continuo per più di 3 settimane. Ho lo stress a livelli indicibili, vero? Consiglio un incontro con il tuo allenatore per programmare un piano di recupero. Ok, pubblicità. Riassunto rapporto Nusa e Militech.
Dopo una valutazione dei dati raccolti nei rapporti dei contatti di Utah, Nevada, Arizona e Montana, non confermiamo alcuna azione ostile negli NUSA, sarebbero gli USA nuovi, contro risorse o operazioni della Rasaka in territori federali. Tuttavia, la stessa conclusione non può essere tratta riguardo alle potenziali minacce da parte della Militech. Nonostante la corporazione abbia ovvi legami con il governo NUSA, non siamo stati in grado di ottenere informazioni utili per via del controllo molto più stretto sulle procedure interne e sul flusso di informazioni. Per ora dobbiamo contare su indizi circostanziali non confermati ottenuti dai nostri agenti sul campo. Conclusione: necessaria raccolta di ulteriori informazioni di tipo Humint. I dati attuali sono circostanziali e non permettono di trarre conclusioni inconfutabili, cioè è stato inutile questo rapporto. Trauma Team, servizi me, pacchetto premium. Sarebbe bene averlo. E qui cosa abbiamo? Vuoi cambiare lavoro? Unisciti alla Netwatch. L'ho preso. Dare la caccia a Netrunner rinnegati, combattere demoni e ricostruire la rete americana, questi sono solo alcuni degli incarichi giornalieri affidati agli agenti speciali della Netwatch. Se preferiresti perdere gli occhi, che è il tuo prezioso deck, se un incontro con un Mefistofele è una passeggiata per te, allora forse è venuto il momento di contattarci. Nah. No, non è proprio il mio forte, guarda. Non sono un hacker. Non sono affatto un hacker. Vorrei andare lì dietro e vedere quel fumetto. Pardon. Salve. Non riesco a navigare nel mio ufficio. Maledizione. Sembrava figo quel fumetto. O una rivista? Cos'è? Why we met? Perché ci siamo incontrati? No, non è così interessante allora. Ok. Allora, dobbiamo andarci a incontrare con il nostro compare. Questo è piuttosto importante. Non corriamo. Potrebbero vedermi molto male se corressi. Sembrerei agitato. Io invece sono sempre molto composto. Hai visto il rapporto sul voto? Porca puttana. Il mondo ci farà a pezzi. Sì. Dobbiamo fare in modo che anche questo venga coperto nel miglior modo possibile. Mezzo alla saga, vado di mezzo aziendale, eh? Mi tratto bene, ma è giusto così. Si prega di indicare la destinazione. Dati del distretto, sono curioso. Fammi vedere i dati del distretto. Presenza e attività inusuale dell'NCPD a Haywood. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione. Qualche retata, ufficiale. Probabilmente. Le trasmissioni radio intercettate indicano che la MAX-TAC è stata inviata nella zona. Un esteso blackout è stato segnalato a Santo Domingo. L'attività di tutti gli altri distretti rientra nei parametri standard. Ok, chiaro. Destinazione Lizzie's Bar. Destinazione ricevuta. Rilassiamoci un attimo, mi servirà. Questa è N54 News con una notizia dell'ultima ora per voi. Una conferenza del Consiglio Spaziale Europeo è stata sospesa in seguito a un guasto di un sistema di stabilizzazione neurale. 5 membri del Consiglio Spaziale Europeo sono morti e 3 versano in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo terribile incidente. I membri del Consiglio indossavano tutti i dispositivi forniti dalla biotecnica. I rappresentanti della corporazione non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Il nostro inviato è sul posto. Vi aggiorneremo sugli sviluppi non appena avremo notizie. Restate con N54 News per le ultime notizie. Mi ricorda quel vecchio film, vi ricordate? Blade Runner. Già. Ok, interessante pubblicità. Ma non volgare. Il mio life coach per l'ansia. Oh, diavolo. Salvevi. Che c'è? Non avremmo dovuto sentirci fino alla fine della settimana. Satori ha ricevuto una notifica di una lettura biometrica preoccupante. Mi sembrava giusto chiamare. Va tutto bene? Tutto a posto, non posso pensare che loro mi vedano debole. Bene, bene. Tutto a posto.
Pensa di nuovo alla nostra ultima sessione. Gli esercizi. Medita 3 volte al giorno. Ti calmerà ed eleverà il tuo spirito. Fidati. Certo, ok. Ci vediamo dopo. E c'è una cosa che non posso permettermi di mostrare debolezza. Mai. O è la mia fine. Forse con gli amici? Ne ho davvero pochi, ma... forse con loro posso essere me stesso. Ma devo stare attento. La mia posizione è decisamente precaria. Atterraggio designata nei pressi della destinazione. Trova un posto il più vicino possibile al bar. Fanculo la procedura. Inizio sequenza d'atterraggio in base ai nuovi parametri. Direi che sia davvero un posto folcloristico, il Lizzis. Siamo arrivati a destinazione. Un altro drink no, eh? Beviamo dentro. Che problema hai, corpo merda? Scusa? Sembra una piattaforma d'atterraggio. Potevi schiacciarci. Fuori dai piedi. Forse non è chiaro. Ma che cazzo ti credi di essere? Controspionaggio Arasaka. Abbiamo finito? Arrivederci. Cazzo. Una volta era il nostro quartiere. Ma è ancora il vostro quartiere, tranquillo. Allora, iniziamo a vedere cosa ci circonda. Salute massima e rigenerazione. Salve. So che ci sono molte cose che si possono trovare in questo luogo, probabilmente. Pacchetto di carte. Grazie. Questo non solo era il vostro quartiere, ma... ora non avete neanche più il vostro pacchetto di carte. E non l'ho fatto perché facessi nulla con questo pacchetto. Era solo per marcare il territorio. Non potevi usare l'ingresso principale. Mox. Questo è il mio ingresso principale. Tienimi d'occhio la V, ok? Bah, non mi pagano per questo. Non te lo stavo chiedendo. Quando torno non deve avere un graffio. Comunque bel benvenuto look. Benvenuto a Lizzis. Bellissimo look. Non adatto per tutti i luoghi, ma qui... qui non è male. Ci hanno aperto la porta, gentilissimi. Questo è l'ingresso principale, quindi... da qua. Ah, non ne sono convinto. Forse. La musica non mi dispiace. Brain dance. Ah, devo lavorare. Sono libera. Purtroppo io no. Purtroppo io no. Un vuoto. Hai provato quello nuovo? Non ancora. Signora? Ok. Che vuoi? Ero solo per capire come mai si sentisse così angelica. prendo. Qualsiasi cosa venga lasciata su un tavolo, secondo me... è come un dono. E io accetto molto volentieri i doni. Molto volentieri. Sei di queste parti? Non esattamente. Il solito tran tran. Signori? Calatevi nell'Lizzis. Gran lavoro, ragazza. Approvo. Magari dopo parliamo meglio. Scusate, signori, non voglio intrudermi. Vuoi venire da me? Dovevo stare più in basso, vero? Vero. Ma un'occhiata...
Volevo proprio darmela in giro. Jackie! Pieno di bella gente qui, come sempre. E la musica è eccezionale per il mood. Vieni qui spesso, eh? È bello rivederti. Posso sedermi? Ora siediti e dimmi cosa ti preoccupa. Anch'io sono felice di vederti. Grande, Jackie. Ci sono screzi tra i Valentinos e i Maelstrom. C'è da guadagnarci parecchi Eddie, a patto di non farsi seccare. Sai com'è? Non posso lamentarmi. Ma non siamo qui per parlare di me. Scusa, non è per monopolizzare la conversazione. Raccontami un po' di questo tuo problema. Ovvio che questo rimarrà fra di noi, non ho bisogno di dirlo a Jackie. Jackie è di fiducia. Sharda Dati, prendi. Che ne pensi? Ti costerà parecchio e dovremmo agire in gran segreto. Niente tracce, solo contanti. Immaginavo. Ho i soldi. Servirà una squadra, sicuro. Un tecnico, forse due. Un netrunner ben equipaggiato e un autista che sappia fare i numeri. Per non parlare di un solitario. È quello che mi manca. È questo che vuoi da me? Un grilletto per freddare la signora? Mi serve la fiducia. È una situazione delicata, lo so. Per questo mi serve qualcuno di cui mi possa fidare. Non è una situazione delicata, hermano. È un omicidio, puro e semplice. Ma non deve ricadere su di noi. Sai come opera la Rasaka? Ok, forse non lo sai. È una richiesta professionale che non posso rifiutare. Ma io sì, e lo farò. E anche tu dovresti fare lo stesso. Jackie, non mollarmi, ti prego. Che ne dici di bere qualcosa e chiacchierare un po'? Gracias, mamita. Come posso convincerti, Jackie? Tequila doppia con granatina e lime. Niente di meglio per rilassare i nervi. Ok. A questo. Sarebbe un brindisi. Che cazzo mi significa? Che avrei voluto qualcosa di più da te. A tua mamà, a tua ermana, alla mamaceta che incontrerai al bar. A questo non vuol dire un accidente. A questo. Meglio di niente, Jackie. Questo lavoro è tutta quella merda corporativa. Sai cos'è? Un patto con il diavolo. Te l'ho sempre detto. Hai venduto l'anima a quegli stronzi della Rasaka. Oggi ti chiedono di ammazzare qualcuno. Domani chiederanno a qualcuno di ammazzare te. Non se sono bravo. Non se sono bravo. È il gioco che ho deciso di giocare e me la sto giocando bene, Jackie. Non scordarti questo. Metti molto? Ho anche i miei contatti. Ho una rete adesso. Ho potere. Sono cresciuto così. Non dico che sia bello, che sia facile, ma capisci anche il mio punto di vista. Io non giudico te. Allora, che c'è? C'è che siamo molto diversi, ma siamo comunque degli amici. Già questo è eccezionale. Non tradirmi adesso, aiutami. Sono queste le regole, Jack. Se vuoi arrivare in cima, devi metterti in gioco. Ma tu non sei in cima. Lì c'è Saburo Arasaka. E tu sei il pendejo che ce lo tiene. Lavora per te, vivi per te. È l'unico modo. Forse un giorno, ma per ora mi manca poco. Mi sto avvicinando. Sempre poco. Sempre. Ehi, vi siete persi? Qualche problema? Sono miei colleghi? Vi. Giusto. Non credo di conoscervi, signori. Vi manda Jenkins. Non credo di conoscervi. Infatti. Ma noi conosciamo. È di Abernathy. Jenkins ti ha assegnato un incarico oggi. Devi darci tutti i dettagli. Non ci penso proprio. Voi siete mandati dalla Abernathy, vero? Puoi ripetere il nome e dipartimento? Non ho capito bene. Cazzo! Mi stanno... Come ti senti? Brutto colpo. Stanno prendendo direttamente... Il tuo accesso alle reti della compagnia è stato revocato. Presto, tutta la cibernetica corporativa in tuo possesso non funzionerà più. Dacci i dati che hai ricevuto da Jenkins. Ciò concluderà le procedure di cessazione.
Ok. Come l'avete scoperto? È ovvio come l'hanno scoperto. Ho perso la partita. Ho perso la partita. E se la procedura di cessazione finirà qui, bene, avrò almeno la vita, ma non finisce qui. Se fate l'errore di non uccidermi, andrò dalla Militech. Ci tengo alla Arasaka, ma se la Arasaka mi pugnala, io pugnalerò loro. Le informazioni sono sullo Shard. Ottima scelta. Abbiamo finito. Le formalità sono concluse, sì. Ma credo che Abernathy ci pagherebbe volentieri per togliere era Abernathy, un pezzo di merda come te. Alzati, tu vieni con noi. Forza, muovi. Ehi, calma. Mi sa che vi siete dimenticati di essere molto lontani da casa. Dubito che questo bario sia nel vostro stile. Potrebbe non essere salutare. È chiaro? È una minaccia. Se iniziate a sparare, potremmo unirci alla festa, eh? E magari qualcuno potrebbe morire oggi. Abbiamo quello che cercavamo. Sarà sufficiente. Grazie, Jackie. Le sparatorie non sono il mio forte, ma... L'abbiamo scampata. I costi della cinghiata. Speravo di avere una chance, maledizione! Vi, come ti senti? Tutto bene? No che non va bene! Anni di lavoro! O tutti per colpa del mio capo. E sì, ora? Sei ancora con me? Non ho più niente, Jackie! Mi sento... di merda. Dalle stelle alle stalle! Non so se riesco a respirare. È come quando il mio cuginetto si faceva di droghe. Brividi, mani tremanti, sudori freddi e nausea. Sì, esattamente così. Ehi, ehi, vuoi che ti porti da un bisturi? O magari sta già arrivando il trauma team? Se non mi hanno revocato l'abbonamento. E poi che senso ha davvero? Ho perso la copertura del TT, Jack. E i regolatori biochimici e l'appartamento. Mi hanno sequestrato il conto. Non bloccato. Sequestrato. Beh, tecnicamente ho ancora il contante. Merda, però. Quegli stronzi non perdono tempo. Sicuro di stare bene. Voglio dire. Il contante ce l'ho in tasca, quantomeno, bastardi. Dammi un minuto. Devo riprendermi. Sono fottuto, Jack. Ho perso il controllo della mia vita. Completamente. Direi che l'hai appena ripreso. Non potevi dirgli di no. L'hanno fatto loro per te. È una cosa positiva. Vedrai. E poi... non hai proprio perso tutto. No, Jackie. Ho ancora te. E modo di riprendere, ma... quando si viene morsi, ci sei? Bisogna posto. Mordere di rimando. Non finisce qui. Contavo di poter far strada nella Arasaka. Contavo di diventare il leader a Night City. Certo non in Giappone, ma potevo farcela, avevo i numeri. Non finisce qui. Sì, sei ancora con me. E se non potrò essere io, non sarà nessuno. Stai per dire che ho ancora un amico? Che cosa carina. No, idiota. Hai ancora i soldi di quel lavoretto? Oh sì che li ho. Probabilmente saranno parecchi dindini, ideali per un nuovo inizio. Sono aiutare. Esatto, idiota. Tirati su. Gli idioti non l'hanno presi. Hai capito? Non mi sembri molto in forma. Oh shit. Ehi, hermano. La tua nuova vita inizia ora. E quella di qualcun altro finirà presto.